Vito D'Ambrosio, favorito, il numero 6 Peach Plant. Si ritrae dall'ala Tommaso Di Lorenzo con Palta di Casei, in fase di allineamento l'errore del numero 4 Peones di Cielo, che resta lontanissimo. Macchina che aumenta velocità. Pascele per il comando al suo interno, Prince di Poggio. Prince di Poggio e Pascele in linea, in terza posizione Palaia, poi Parigiolli, quindi Poker Rock, poi Polpettine, quindi Peach Plant. L'errore di Prince di Poggio, Pascele così al comando. La squalifica per Prince di Poggio dopo il lancio in 13.5, anche Palaia tabellone. Migliora Polpettine. La squalifica anche per Poker Rock. Polpettine dopo il quarto iniziale in 31. Scavalca Pascial in terza posizione. Parigiolli in quarta. Peach Plant. Poi in quinta Peppe Amaest. Quindi ancora Peones di Cielo su Palta di Casei. Piegata. Polpettine in vantaggio. Pascial in seconda posizione. Migliora il favorito Peach Plant che affianca Paschel, in quarta rimane Parigiolli. 31-1 il secondo parziale, 1-0-1-2 per gli 800, alla media di 1-16-5. Polpettine in vantaggio. Tanto la squalifica per Peones di Cielo, migliora Peppe Amaest. Completamento del giro in 1-15-9 per Polpettine avanti a Peach Plant. In terza Paschel, quarto in fuori Peppe Amaest, poi Parigiolli. Curva finale con Polpettine in vantaggio, Peach Plant in seconda posizione, in terza Paschel, terza frazione in 28.7, Polpettine su Peach Plant, Paschel, Peppe Amaest e Parigiolli nell'ordine. Resto in dirittura con Polpettine avanti a Peach Plant in progressione all'attacco del leader. Peach Plant che insiste su Polpettine, sembra poter passare, ma Polpettine per ora prova ancora a difendersi. Nelle battute conclusive Peach Plant su Polpettine, Peppe Amaest sbaglia Paschel, in quarta così Parigiolli e poi arriva Palta di Casei. 30 netti il quarto finale, 1.59.9 il tempo totale, medio al chilometro 1.14.9, sembra soffrire un po' il favorito Peach Plant, ma nelle ultime battute si distende su Polpettine, totalizzatore avaro 1,59.